Consiglio municipale per affrontare anche i danni lasciati dal maltempo su questo territorio, sappiamo sono moltissimi. In particolare la Giunta ha individuato 3 priorità che si riassumono nel rifacimento delle strade ormai piene di voragini, nella messa in sicurezza delle alberature, quindi delle potature, e poi l'affrontare il problema del rischio idrogeologico, quindi dei canali. Cosa si può fare subito e cosa invece ci sarà bisogno per forza di aspettare? Innanzitutto partiremo con la pavimentazione stradale nelle strade più condizioni molto più critiche, penso a Via dei Romagnoli, penso a tutte le arterie di collegamento sia che attraversano sia orizzontalmente sia verticalmente il municipio decimo, e abbiamo delle strade totalmente, la situazione della viabilità è sotto gli occhi di tutti, è veramente diventata, è un disastro, un municipio piegato, un municipio però che deve ripartire con interventi mirati, interventi capillari, interventi che durino nel tempo, perché adesso inizieremo con delle opere in sommorgenza. Una sommorgenza chiesta direttamente al Campidoglio, perché qui i fondi non ci sono. Sì, chiesta al Campidoglio perché io potrei anche fare opere in sommorgenza, però voglio che queste sommorgenze siano controllate un po' da tutti, dall'organo centrale, e dobbiamo trovare adesso, penso al verde, dei fondi per mantenere questa situazione che è diventata veramente paradossale. I fondi che abbiamo utilizzato fino adesso, abbiamo per esempio disboscato la Via del Mare, non si vedeva neanche più il cielo, abbiamo disboscato dei quadranti dell'entroterra, perché era stato veramente, questo è un territorio che è stato dimenticato da tutto e da tutti, sono decenni, quindi noi non vogliamo prendere in giro i cittadini, e chi farà le strade ci dovrà mettere nero su bianco che queste strade, queste pavimentazioni dureranno nel tempo. Ecco, a proposito, il municipio si appellerà direttamente alle ditte che hanno svolto i lavori negli ultimi anni per chiedere eventualmente che rimettano mano al lavoro senza dover far spendere altri soldi alla comunità. Ma no, io ho visto sul territorio, per esempio ci sono 2 strade che sono abbastanza lunghe, via Prato Cornelio, via di Dragone, che sono state rifatte 2 anni fa e sono completamente saltate, le ha fatte il Dipartimento, adesso sarà compito del Dipartimento andare a trovare le ditte che hanno eseguito il lavoro e farglielo rifare completamente, perché lo sperpero di soldi pubblici è anche questo. Quali saranno quindi le prime strade interessate da questa somma urgenza per ripristinare la sicurezza? Guarda, saranno tanti i cantieri che partiranno, sono all'incirca 16-17 strade, adesso non so con precisione perché se ne sta occupando l'ufficio tecnico con l'assessore di competenza, però sono strade che stanno su tutto il quadrato, su tutto il territorio, penso all'Infernetto, penso ad Acilia, penso a Ostia, Dragona, su tutto il territorio, c'è anche via dei Romagnoli che se avete visto benissimo e tutti in che condizioni versa. Dobbiamo mettere in sicurezza le persone, tutto qui. Allora, quindi le strade, le alberature, e poi dicevamo la questione più delicata forse, che è quella e più onerosa probabilmente, che è quella dei canali, quindi canali di bonifica, in che condizioni sono, che cosa si può fare subito per evitare altre esondazioni? In che condizioni sono? Mi sembra che i canali non siano sufficienti a contenere queste famigerate bombe d'acqua che purtroppo puntualmente ogni 2-3 anni ricadono su questo territorio, quindi sarà la Regione Lazio nel più breve tempo possibile incaricare un ingegnere idraulico per fare uno studio che debelli definitivamente il problema. L'ultimo sicuramente problema non meno importante è quella della situazione delle famiglie, quindi di chi purtroppo con questa alluvione ha perso tutto. Che cosa può fare il comune, il sindaco, il municipio? Stiamo provvedendo con il sindaco, adesso a breve adotteremo dei provvedimenti per far ripartire le famiglie con dei piccoli aiuti, però la cosa più importante è metterle in sicurezza definitivamente queste famiglie. Non è possibile, non è più tollerabile che ogni 2 anni queste famiglie perdano tutto, perché se gli è stato dato il permesso di costruire, gli è stato dato il permesso di condonare gli abusi, delle 2 l'una: o gli si trova una casa e
vivono in sicurezza o gli si mette in sicurezza il quadrante. Il quadrante da mettere in sicurezza è grande, è molto vasto e quindi servono dei fondi veri, dei fondi che riescono, come ho detto prima, a debellare il problema attraverso delle pompe, io non lo so quale, però attraverso delle pompe di sollevamento, la ricalibratura dei canali, io non so quale sia la soluzione, me la deve fornire l'ente di competenza. Tra cui anche il consorzio di bonifica può essere competente. Ma io parlo direttamente con l'assessore regionale che mi deve dire come fare a mettere in sicurezza questi quadranti di territorio, perché è un quadrante molto vasto, Stagni, Saline, Bagnoletto e l'Infernetto non possono sempre precipitare nel dramma. Sarà la Regione Lazio che incaricherà qualcuno per risolvere definitivamente il problema. Io penso che dovremo attingere anche a dei fondi europei, perché l'importo è molto sostanzioso, attraverso dei fondi europei e attraverso fondi che l'Europa ci mette a disposizione per i problemi idrogeologici. Non possiamo essere cittadini europei solamente per pagare le tasse, ma anche per carpire quei fondi, per attingere a quei fondi che l'Europa ci mette a disposizione.